do la parola a Scanzi perché sentivo che rumoreggiavi. No, ero molto d'accordo con quello che ha detto Corrado, soprattutto l'immagine del lievito. Io credo che le sardine siano molto efficaci nell'ottica del pungolo come società civile, come associazionismo, come qualcuno che ci dice cosa andrebbe fatto. In questo senso, secondo me, loro possono avere un futuro. Io mi veniva sempre in mente una canzone di Gaber che parlava delle fasi storiche in cui c'è bisogno, c'è un grido in cerca di una bocca. Ecco, le sardine a gennaio e febbraio sono state quella bocca che ha ricepito il grido che molti di noi avevamo ma non sapevamo a chi darlo. Dopodiché, due perplessità. La prima è in ottica politica. Ho sentito parlare di paragoni con il Movimento 5 Stelle. È vero che i 5 Stelle, quando sono andati al potere, hanno perso tanto. Non dimenticatevi però che 5 Stelle ha raggiunto il 33% e adesso stanno al 16-17%. Perché? Perché loro si sono incuneati in una fase in cui c'era una sorta di vuoto tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra. Hanno saputo calamitare i delusi tanto di qua quanto di là. Erano epoche distanti, era il 2007, era il Baffa 1, è successo, è cambiato tutto. Voi credete che adesso ci sia tutto questo spazio per le sardine movimento politico? Non credo. A chi vanno a parlare? A chi li intercettano i voti? Ai 5 Stelle delusi? Ai PD delusi? Non lo so. Per questo credo che politicamente non abbiano un gran futuro e magari neanche lo vogliono fare politica. L'altra perplessità, insisto, attenzione al fatto che è cambiato totalmente lo scenario politico. Quando a gennaio e febbraio Mattia Santori, Jasmine Cristallo dicevano queste cose, avevano l'attenzione di tutti, aggiungo io giustamente, perché era l'agenda politica e anche civile di tutti noi. Ho il timore che questa tempesta perfetta che si chiama Covid abbia dannatamente cambiato le prospettive e le priorità di tutti noi. E quindi magari a settembre-ottobre le persone vorranno sentirsi dire: quando mi arriva la cassa integrazione? Ce l'avrò il lavoro o no? E quindi in questo senso le istanze pur nobili delle sardine diventeranno ancora più minoritarie. Non glielo auguro, però è veramente cambiato tutto a giugno rispetto che a gennaio. Ecco.